Italia, Spagna, Stati Uniti, Perù, Australia, Inghilterra, Brasile e India. Dopo aver dato vita a una serie di murales per raccontare l'emergenza globale, una nuova mobilitazione internazionale contro il coronavirus arriva dagli street artist di tutto il mondo, uniti da Urban 2030, no profit fondata in Italia da Veronica De Angelis e ora approdata negli USA con Frank Ferrante della Ferrante Law Firm, che lancia la campagna artistica Color for Action. Un'iniziativa che porta l'arte di strada nelle case delle persone costrette in quarantena. La presidente di Urban 2030, Veronica De Angelis. Abbiamo pensato a come potessimo sostenere delle strutture che in questo momento stanno lavorando sull'emergenza Covid e sull'emergenza post-Covid, e allo stesso tempo come potessimo portare l'arte all'interno delle case delle persone. Così è nata la campagna Color for Action. È una campagna che funziona in modo abbastanza semplice. Infatti sul nostro sito internet si troverà una lista di ospedali e di ONG alle quali è possibile fare una donazione. Una volta fatta la donazione, gli utenti riceveranno un link con oltre 40 disegni di artisti, di street artist che hanno donato le loro opere, che l'utente potrà colorare a casa a suo piacimento. Prestigioso partner di questo progetto è la Dorothy Circus Gallery, un'istituzione nel mondo dell'arte contemporanea pop surrealista, impegnata sin dalla sua nascita nella valorizzazione e nella promozione della street art. Alla fine di questo progetto e di questa esperienza faremo un color book che vorremmo che fosse un po' una narrazione di quello che si è vissuto in questo momento particolare a livello mondiale attraverso la voce, le parole e le opere degli street artist che hanno partecipato. E soprattutto all'interno di questo color book verranno selezionati anche i migliori disegni di tutti gli utenti, che sceglieranno di rimandarci indietro un disegno.